Ciao amici di Balconi TV Roma, bentornati. Siamo sul terrazzo di Nonna Mila, qui a Via dei Coronari 82. Io sono Mika e sono felice di avere, finalmente, perché lo aspettavamo da un po', una brand new from Sicily, lui Danilo Ruggero, che è venuto a presentarci questo dischetto che ho in mano. In realtà ho solo paura, e solo paura. Ecco qua, benvenuto, come stai? Grazie, benissimo. Sei contento? Ci hai fatto attendere per un po', eh? Sì, vi ho fatto attendere un po'. E adesso che cosa ci regali? Vi regalo una canzone in dialetto siciliano, pantesco. Ecco, che infatti non potevo pronunciare, la pronunci tu? Si intitola Aghigia. All right, poi faremo due chiacchiere. Favole a tutti i fichi, bisarvalle di sto mondo. Ma un contare mai menzogne, l'uomo libero, un netto già all'armadio. E un tasca cantare. E sacca e sopra i scocchi sono sogni stinnicchiate. E un tasca cantare. E un tasca cantare. L'amunico rimeo e mi tune una spinciuta che hai arrivare qui per in terra pur su tempo ingannaruso su più confuso e che persuaso è giusto giusto arriva stanno dicendo e che hanno voce che mai agnire a chi reggia. Oh,
sono contenta che finalmente sei venuto. Lo faccio vedere, lo avvicino. In realtà è solo paura. E questa la posso provare a dire Aghiridra. Aghiridra, va bene? Benissimo. Va bene. Questo è un'autoproduzione, possiamo dirlo, sì, anche se in collaborazione con Alberto La Ruccia, lo salutiamo, della Scala Shepard, esatto, è stato anche nostro ospite. Benissimo. Tu vieni da Pantelleria, però sei a Roma da un po' di tempo, ormai sei romano d'adozione, no? Sono a Roma da 8 anni, ecco, circa, sì, però torno spesso giù. Questo. Beh, ci mancherebbe. E cosa stai combinando? Perché tra l'altro so che il disco, c'è una band che suona, la vuoi salutare, la vuoi, sì, presentare? Sì, io da quando ho pubblicato il disco ho sempre girato in trio soprattutto, mm-hmm, con un violino e una batteria, percussioni, violino Laura Zottini e invece le batterie, le percussioni Carmine D'Ambrosio. Però la band al completo ci sono altri due elementi, c'è un basso e un violoncello anche, che è più complicato da portare in giro, però... Beh, però c'è occasione, sì, perché sì, tra l'altro, te lo volevo dire, il disco è uscito sì nel 2018, però già la tua fama ti precede un po', perché questo nome gira da un po' di tempo. Tu te l'aspettavi questa risposta dalle persone? No, in realtà soprattutto no, appunto essendo un'autoproduzione. Esatto. Non mi aspettavo questa risposta, soprattutto fuori dalla Sicilia, fuori dalla mia isola, perché cantando comunque in dialetto pensavo di non... ricevere una risposta così positiva, soprattutto dal pubblico di Roma. Invece ho notato che c'è stato subito un grosso interesse, una grossa attenzione. Questo vuol dire sei bravo, dai. Grazie. Che cosa hai delle date prossimamente? Quali sono i tuoi? Perché qua ci sono 5 canzoni. Esatto. Immagino che sarai già in fase di produzione di altre cose. Esatto. Si può svelare o no? Non lo so, dimmi un po'. Sto già arrangiando altre cose per un futuro disco, però ancora non voglio dire niente. Molto non ti distante, preoccupare. Però ho fatto delle date fino all'inizio del 2019, adesso ne ho qualche altra fino all'inizio dell'estate, prima dell'estate, e suonerò venerdì sera al Riverside per Rock on Parade. E poi te lo ricordi più? Non lo ricordo. Va bene, lasciaci i contatti così che possiamo andare a vedere e soprattutto come acquistare questo disco. Questo disco lo potete acquistare solo dopo un mio concerto, perché è totalmente autoprodotto, anche la distribuzione fisica esiste solo dopo i concerti. Quante copie hai stampato? Giusto per curiosità. Ho stampato 500 copie, un bel po' se ne sono già andate. Quindi allora io veramente una te la ruberò sicuramente, sì, e ti auguro un ingrosso in bocca al lupo e spero di beccarti presto, magari anche con il gruppo, i violoncelli, il contrabbasso, sì, tutto, che ne pensi? Sì. Succederà prestissimo, faremo qualche altra data a Roma. Va bene, chiedi un po' di desideri, c'è qua la chiesa di Padre Pio, magari ti fa... Chiedo qualche desiderio. Non lo so, ma non lo devi dire, lo puoi chiedere così. Ah, ok, lo guardo e hai osservo. Visto che location che ci ha prestato bene, nonna molto Mila. Molto bella, sì. Ok, allora, Danilo Ruggero, questo è Balconi TV Roma, io sono Mica, ci vediamo la prossima settimana, ringrazio ancora Contessa Rocker e grazie ancora Danilo Ruggero, ciao. Grazie.